a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi un inizio diverso dal solito, niente metro, niente ostelli e come vedete dal mio sorriso è successo qualcosa di molto particolare. Innanzitutto faccio un breve riepilogo per chi vede questi video per la prima volta. Io sono Manuel, ho 27 anni e da circa ormai 3 anni viaggio in giro per il mondo. Questo perché lavoro in smart working e questo mi permette di poter viaggiare e lavorare. Principalmente viaggio in van, sono stato in Marocco, in Nord Europa, Spagna, Portogallo, ho girato veramente in tanti posti, però poi quando ho le ferie, come in questo caso, prendo un aereo e volo da qualche parte. A dicembre sono stato in Thailandia e in Vietnam, mentre per questo mese di settembre ho deciso di muovermi in Giappone. Ho deciso di andare in Giappone sia perché è un posto che non ho mai visitato, ma soprattutto perché negli ultimi mesi ho cominciato a studiare il buddismo Zen. E questa è la patria per questa filosofia di vita. Come vedete sto sorridendo perché finalmente sono riuscito a portare a termine la seconda missione che mi ero data per questo viaggio. Il primo era la cerimonia del tè, una pratica di meditazione antichissima che consiste nella preparazione del tè per gli ospiti e va fatto tutto in assoluto silenzio, in meditazione e con gesti molto molto precisi. La seconda cosa che volevo fare era vivere in un tempio, su questo piccolo monte dove ci sono quasi ed esclusivamente templi. Sono venuto qui azzardando perché ho dovuto prendere 4 treni, una funivia e un autobus per arrivare qui. Questo è uno dei luoghi più sacri del Giappone, ma i templi sono quasi tutti pieni e non sempre accettano turisti. Tant'è che i primi 4 non mi hanno accettato, mentre ho trovato questo qui che sentivo che aveva un'energia positiva. Prima mi hanno detto che non c'era posto, poi gli ho detto che ero da solo, che mi sarei accontentato di qualsiasi cosa pur di vivere questa esperienza perché qui, ve lo anticipo subito, si può fare meditazione con i monaci, la mattina presto c'è il rituale del fuoco, che è una cosa bellissima, e soprattutto di notte qui si organizza la visita al cimitero. Qui c'è il più grande cimitero di tutto il Giappone, un luogo sicuramente magico e che permette di capire tantissimo sulla filosofia di un popolo. Mi hanno accettato qui per questa notte. Come vedete la stanza è molto semplice, io dormirò qui per terra, non c'è il bagno, non c'è il riscaldamento, non c'è assolutamente nulla. Vi faccio vedere intanto la stanza, parlo piano perché qui non si può fare tanta confusione. Questo è il deposito bagagli, qui si mangia, una volta finito di mangiare si sposta e si dorme su questo tappeto, mentre qui ho una piccola verandina, vedete, con le scarpe e la visa sul tempio. Tutti questi posti sono dei templi perché, appunto, come vi dicevo, questo qui è il monte più sacro del Giappone e c'è questo cimitero. Tantissime persone vengono qui, infatti, per pregare. E credo che abbiano fatto difficoltà ad accettarmi anche negli altri posti perché sono uno straniero, quindi ho visti veramente pochi. Allora, ho trovato un piccolo posto per mangiare, la maggior parte dei posti sono chiusi, credo perché ieri fosse festa e ora si stanno riposando. Spero che sia buono il cibo anche perché nessuno parla inglese. Dopo ho trovato un piccolo negozietto in cui vendono dei dolci tipici, vediamo di assaggiarne qualcuno perché tra l'altro ne ho assaggiati veramente pochi qui, è un peccato. Questo è quello che è arrivato, sono noodles, sushi di non so cosa e questi qui li ho già mangiati ma non so il nome, non so neanche di cosa sono fatti. Allora, nella media non era buonissimo, i noodles erano buoni, il resto non mi è piaciuto, ma perché ormai, essendo stato in tanti posti, riesco anche ad avere un giudizio, altrimenti è un posto come un altro. Una cosa che mi continuo a chiedere è perché tutti dicano che il Giappone sia costoso. Alla fine quel piatto che avete visto mi è costato 6 euro, 7 euro. Così come i trasporti, io oggi ho fatto 3 ore di viaggio, di cui 4 autobus, una funivia, che ho praticamente speso 7 euro. Con 7 euro io non arrivo neanche al paese vicino a Roma, quindi non riesco a capire perché tutti mi avessero avvertito su questa cosa. Una cosa che non vi ho detto, ho mangiato ed è mezzogiorno. Sto mangiando così presto perché qui nei templi gli orari sono molto diversi da quelli della vita normale. Infatti si cena alle 17 e ci si alza alle 3, alle 4 di notte. Quindi è un po' complicato. Io fortunatamente mi sto alzando sempre presto, quindi stasera crollerò sicuramente. Allora, ecco al negozietto di dolci. Gli ho chiesto il suo preferito e mi ha detto che il suo preferito è questo qui, si chiama Yakimochi. È fatto all'esterno con torta di riso e all'interno pasta di fagioli rossi, quindi praticamente è vegano. Mi sa che l'ho già assaggiata. Eccolo qua, è molto pesante, vedete? E anche questo qui costa pochissimo, circa 90 centesimi.
è molto pastoso, però è buono. Anche perché pensare che è fatto con il riso e i fagioli, sicuramente se lo pensi è ottimo. Buono. Allora, eccoci arrivati al primo tempio di questo monte. È il più importante per il buddismo Shigon. Questa è un'altra variante del buddismo. È un buddismo, si dice, esoterico. Motivo per cui, da quello che ho capito, utilizzano questi riti con il fuoco. Comunque questo monte è bellissimo. Secondo me uno dei luoghi più belli che ho visto ad ora del Giappone. Guardate che spettacolo. Una base di un albero di 300 anni. Fa paura. Guardate quanto è grande. Un altro giardino zen. Anche questo qui bellissimo. Poi hanno queste rocce con le sfumature rosa. Mi piacerebbe vedere qualcuno che lo prepara, ma è difficile, penso. Sono tornato di nuovo in camera, ora mi metto a scrivere un po', leggo e alle 4:30 abbiamo questa meditazione molto particolare che sono curioso di provare. Intanto tra le tante cose c'è anche il tè qui, quindi intanto me ne faccio uno. Qua mi hanno portato la cena. Sì, cena di 5, molto strano, come vi avevo già detto. Mi hanno anche regalato delle bacchette che non userò, infatti le porterò a casa come souvenir. La cena è completamente vegetariana, esteticamente è bellissima. Loro sono molto gentili, il cibo è completamente preparato dai monaci, è lo stesso che mangiano anche loro. Io da qui in poi farò silenzio, mangerò in silenzio, starò tutta la sera in silenzio, quindi vi lascio poi le immagini del cimitero di notte e noi ci vediamo direttamente domani mattina. Oh,
Vadayam Dham.